c'è un contadino che si improvvisa allevatore, quindi che fa? Si compra un gregge di pecore e le porta tutte le giorni al pascolo. Mo è il momento di farlo riprodurre, però lui è ignorante in materia, non sa come funziona. Allora va dal dottore, gli fa dal veterinario e fa: mi scusi, dottore, ma come faccio a farle in gula fra di loro? Gli fa: no, guardi, va fatta l'inseminazione artificiale con le pecore. Fa: ma ho capito, e come mi accorgo se stanno incinta? Si accorgerà che stanno incinta perché la pecora si rotolerà sulla schiena sul prato. Allora questo che fa? Pia ste pecore se ne torna a casa, no? Quando sta lì però lui giustamente non ha capito che è l'inseminazione artificiale e si pensa che si descopa tutte lui. Allora che fa? La prima mattina le carica tutte sul cassone dell'ape, se le porta su montagna, e le fa scendere e se le scopa tutte. E riporta giù a valle. La mattina dopo si risveglia, si affaccia subito per vedere se queste pecore si rotolano, ma le pecore stanno tutte così, che mangiano per terra, normali. E il secondo giorno che fa? E riporta il cassone tutte su fino alla montagna e si scopa tutte due volte. La sera torna a casa un po' stanco, capito? La mattina dopo si rialza subito affacciato, ma queste pecore niente, non si rotolano per strada. Allora che fa questo? Dice: ma proviamo l'ultima volta. E ricarica sul camion, se riporta lì, se le scopa tutte tre volte. Capito? La ritorna giù devastato. La mattina dopo gli fa mancare il sasso dal letto. Al che arriva la moglie, lui fa: la moglie, amò, Marì, guarda un po' se le pecore si rotolano sul prato. La moglie va in finestra, sa faccia e fa, se gira e fa così: no, guarda, stanno tutte sul camion, ce ne sta una che suona pure il clacson.